Siamo presso il Palazzo della Provincia, un maestro che noi abbiamo conosciuto negli anni passati, Agnello Iazzetta. E quindi lo troviamo qui con le sue opere e naturalmente stiamo cristallizzando questo momento dei 200 anni dell'Arma dei Carabinieri, irripetibile per molti versi. Quindi volevo la sua impressione, un suo breve commento sull'iniziativa, certo. Insomma, che naturalmente dobbiamo lodare e attribuire soprattutto al Capitano Miulli, prego. Certo, niente, io sono particolarmente emozionato perché questa manifestazione mi riguarda in prima persona, dopo aver fatto 26 anni di Arma dei Carabinieri, quindi potete immaginare come sono emozionato per quanto riguarda questo anno. E che devo dire? Io diciamo da quando sono uscito dalle file dell'arma, mi sono allontanato per motivi di salute, ho cominciato con questa bellissima, perlomeno mi sembra, insomma, attività, sì, che mi sta dando delle belle soddisfazioni morali sicuramente. E niente, c'è tutto il mio cuore, qui c'è tutta la storia dell'arma. Mi dispiace che non ho portato tutte le sculture perché l'ambiente purtroppo non permette, però insomma non ne ho portate alcune che sono la testimonianza degli anni anche trascorsi, insomma è quello che fa l'arma per la gente. Quindi abbiamo cristallizzato questo momento, ripeto, irripetibile come lo dico a tutti, e naturalmente forse anche a livello nazionale è l'unica manifestazione che si sta svolgendo con questi criteri. Sì, infatti oggi casualmente ho visto un attimo i telegiornali regionali e un po' tutti sì, anche Taranto hanno fatto una bellissima mostra, penso, perlomeno quella sono riuscito a vederla per televisione, e ora vedremo anche questa che è bellissima sicuramente. Diciamo che questa è la più bella, grazie.